Adesso veniamo alle reazioni dall'Unione Sovietica. Il Cremlino, che come sappiamo fino all'ultimo aveva tentato di trovare una soluzione pacifica, il lungo confronto con l'Iraq, oggi ha espresso il proprio rammarico per l'inizio dell'offensiva terrestre. Da Mosca, Demetrio Volcic. La guerra è un mezzo disastro per l'Unione Sovietica, i conservatori accuseranno Gorbaciov di essersi legato troppo all'Occidente, una ruota di scorta. Secondo il ministro della difesa Yazov, già si vedono i danni per aver abbandonato nella politica estera il concetto della lotta di classe. Sulla stampa si riparla di imperialismo, di colonialismo. Queste voci prossimamente aumenteranno. Le anticipa una nota TASS stasera. Si chiede perché il piano diplomatico sovietico-iracheno era stato prima definito insufficiente e dopo inaccettabile. Non è un caso, secondo la TASS, l'inizio delle ostilità era stato deciso ormai da 2 settimane. Più sfumata la dichiarazione del governo sovietico, letta dal portavoce Churkin, l'istinto per una soluzione militare ha vinto, nonostante che l'accettazione irachena del ritiro avesse creato una situazione qualitativamente nuova. Le differenze tra il piano russo iracheno e quello americano avrebbero potuto essere risolte in 2 giorni al Consiglio di sicurezza, secondo Churkin. In effetti, Gorbaciov chiedeva a Bush 2 giorni. Bush lo ringraziava per gli sforzi, ma non gli concedeva il tempo chiesto. Era lui il boss. Sono vicende che non si dimenticano, ma nel librone sovietico-americano vi sono altri capitoli che suggeriscono di dimenticare le offese, salvo a cambiare l'intero orientamento, il che per il momento non sembra il caso. Salvo i patetici auspici a cercare ancora una soluzione diplomatica, ora a Gorbaciov preme che tutto finisca presto, che la guerra non si trascini a lungo, che al termine della sconfitta i suoi 50 milioni di musulmani si placchino, che i militari sovietici cinicamente capiscano che è meglio stare con l'America che contro e che l'Occidente, liberato dall'incubo del Golfo, ritrovi l'interesse per l'Unione Sovietica, dove all'ombra della guerra sul Golfo sta divampando un'altra quasi guerra tra Gorbaciov e Yeltsin. Ieri sono scesi in strada i duri, i conservatori, basta guardare i copricapi, gridavano abbasso Yeltsin. Oggi si è riunita una folla altrettanto numerosa, senza berretti militari, sempre sotto il Cremlino, e gridava invece abbasso Gorbaciov. 2 schieramenti quasi pari e qualcuno paventa lo scontro imminente.